È stato da poco licenziato dalla Giunta il documento che darà il via all'iter di progettazione del palazzetto De Mas 2, che sarà pronto entro la fine del 2025. L'obiettivo è creare nuovi spazi ed occasioni per avvicinare i giovani allo sport. È un progetto importante, quello della palestra De Mas 2, che riveste un carattere economico di 1.650.000 euro, di cui 150.000 messi a disposizione da parte del Comune. Abbiamo approvato la delibera di avvio del processo di progettazione che deve terminare entro il 31/12/2022. Si va poi a gara verso il mese di marzo con consegna lavori ad aprile ed inizio lavori a giugno 2023. La conclusione dei lavori è destinata per il dicembre 2025 con collaudi e tutto quanto. Le superfici interessate sono circa 700 metri quadri di palestre, 180 metri quadri di spogliatoi, più i servizi igienici, locali tecnici, deposito, in un totale di 1.304 metri quadrati a disposizione. Verrà affiancata l'attuale De Mas 1 con un corridoio di interesse e di collegamento tra le due parti. Saranno stabiliti processi di produzione di energia elettrica, quindi con pannelli fotovoltaici o con impianti geotermici, perché una delle indicazioni che il Ministero ha dato è quello di non utilizzare caldaie a condensazione a gas, sostanzialmente, quindi rivolto verso le energie pulite, cosa che faremo con un risparmio energetico significativo. Sarà una bella struttura a disposizione ovviamente degli sport cosiddetti minori, ma che minori non sono perché fanno un grande lavoro di socialità.